Florenzi, pallone che diventa buono, molto interessante, in porta! Sblocca l'Ascoli con la giocata giusta, il momento giusto del 26, Pita qui, 1-0, 36esimo, tutto troppo facile, tutto troppo veloce, Pita qui! Sicuramente non la scopro io, però per me è stato molto emozionante. Sono stata veramente una bella serata, finita con una bella vittoria. Questo applauso per questi ragazzi, io credo che le componenti siano società, squadra, stampa e tifosi soprattutto. Poi al limite Saric sposta palla, ce l'ha sul sinistro, Saric fa girare il sinistro sotto l'incrocio, 1-0 Ascoli. Saric vede la porta, Saric da fuori col sinistro, ora da fuori col destro, doppietta e 2-2. Parte Dionigi che apre il piatto, la mette sotto l'incrocio, 3-2 Ascoli e 104 gol in Serie B. Però penso che ne siamo usciti bene, siamo usciti da gruppo, ne siamo usciti uniti, nonostante tutto si è riusciti a ribaltarla e poi a mantenerla, perché comunque era difficile anche quello. Prova da centrarsi, quella è zona, tiro, la prova! Ancora super leali! Ma premiare l'inserimento del suo centrocampista, contatto in area ed è calcio di rigore per l'Ascoli. Va Dionisi! Ascoli in vantaggio al minuto 72. Il grande protagonista, sono contento comunque della sua gol. Dionisi, qui l'errore da parte di Prezia. Dionisi! E l'errore anche di Russo. E avanti l'Ascoli dopo 11 minuti. La firma di Dionisi, la terza in questo campionato. Russo vuoto! E arriva il 2-0 per l'Ascoli. Festeggia Botteghin. Detto il primo palo, la girata, poi Parodi, non è finita con Locolo, vuole andare con Mancino e trova il gol del 3-0 Ascoli. Questa partita già va archiviata.
attenzione all'errore, buona Dionisi, in area di rigore, Dionisi, Dionisi in rete, grosso di Dionisi, Ascoli in vantaggio. Bidawi sul rientra Felicioli che va in percussione, poi ancora Bidawi, sterza Bidawi, finta il tiro, ancora Felicioli, la piazza rete, Felicioli ha raddoppiato l'Ascoli, una grande azione, Bidawi Felicioli, 2-0 al 23. Don't you cry, 'cause heaven only knows. Allora, la vinci la sera a giocare 3-2 e sì, vai subito a vedere che c'era un doppio vantaggio di fronte, era un Brescia, una squadra molto forte. Rigore, fa il movimento Dionisi, di testa Dionisi, ha accorciato le distanze l'Ascoli con questo movimento di Dionisi a uscire e poi rientrare. In area di rigore saltano tutti, l'ultimo tocco, poi il colpo di testa e il gol dell'Ascoli, ha segnato Bidawi a 10 secondi dalla fine, ha pareggiato l'Ascoli. Solo per un attimo l'attacco, poi Di Mariano la piazza, le ali vola, parte cross di Sabiri, pallone deviato sulla traversa, lui Dionisi tra le linee, passa nello stretto del Santa 2 in un colpo solo, tocca per Iliev, pareggia l'Ascoli, minuto 74, entra e segna Iliev, 1-1, ed esulta così Sottile. Sul primo palo Sabiri riesce a sfiorarla, poi la palla rimane lì e Hjulmand scopertissimo, allora Olivieri va dentro, da coda, coda, Leali lo ferma, straordinario Leali, parte, coda, Leali, poi Hjulmand alto. Era una partita dove dovevamo soffrire, l'abbiamo fatto, sono contento che sia riuscito a pareggiarla, però è stato un peccato perché abbiamo avuto molte occasioni per vincere la partita. Bello per Dionisi, Dionisi in porta, Nicolas! Grazie, grosso un po' la cieca, le verve sbaglia, vogliono un fallo di mano. Poi siamo un po' di braccio. Calcio di rigore. Dionisi! Questa volta calcia centrale, fa gol, sesta rete in campionato. Pareggia l'Ascoli, 1-1. Controlla bene Maitro per calciare, lascia lì Donazio! A giocare, abbiamo trovato un pareggio, poi abbiamo avuto qualche occasione anche nel finale. Salvi, insiste l'Ascoli, Salvi palleggia di rigore due volte, la tiene, tocca per Sabiri, arriva Dionisi, sfrutta l'errore di Gherardi, l'Ascoli passa dopo 21 minuti con il capitano Federico Dionisi, 1-0. Palla dentro, colpo di testa, palo di Salvi. Nessuno mette fuori Sandor, poi dalla distanza è arrivato subito a calciare e a segnare Salvi, 2-0. Fuori gioco,
annullato il gol di Salvi. Dionisi la mette dentro, deviazione, autogol, 2-0, autogol del Vicenza, e questa volta il gol dovrebbe essere buono. Ancora il taglio di Iliev, testa raccolta da Dionisi, vicino al palo, vicino al 3-0. Bidawi butta la porta, rientra e tira, Grandi. Caligara al limite, calcia lui con deviazione, Grandi sul palo e poi ancora ci arriva. Credo che sì, forse sia stata una delle migliori partite che ho fatto qua, però di farne altrettante e di continuare. Sabiri, pallone passa Dionisi, attenzione Dionisi, ed è bravissimo Peris a non opporsi, poi non è finita, c'è Saric che la rigioca al centro per Dionisi, Zammarini mette fuori, Dorazio calcia, Iliev con il tacco, palo, in area di rigore intanto Maestro, il colpo di testa è vincente da parte di Alessandro Salvi, vale l'1-0 dell'Ascoli al 41esimo minuto. Dobbiamo adesso continuare, soprattutto a me interessa soprattutto questa mentalità, questo agonismo che sto vedendo soprattutto nelle ultime tre partite, questa voglia di rincorrere tutti, di raddoppiare, di contrastare, questo è quello che mi interessa, poi è chiaro che cercheremo di migliorare anche il 36. Ancora per il numero 3, riesce a mettere il palo nel mezzo di tacco, Dionisi, Caligara di forza, poi la palla resta lì, Sabiri, contatto, calcio di rigore, Sabiri, spiazza di Gregorio, Ascoli in vantaggio, primo gol in campionato di Abdelhamid Sabiri, impeccabile, 1-0. Occhio ai saltatori, c'è anche Avlonisi. Pallone sul primo palo, la deviazione, la grande parata di Di Gregorio, che poi la grandissima parata di Di Gregorio. Aspetta un compagno, riesce a trovare Saric, grande giocata, poi si dentro il giro. Riesce a scambiare bene con Saliri, eccolo Saric, entra in area di rigore, calcia! Punta Pedro Pereira, ancora mi dà lui, doppio passo, la lascia lì per Dorazio, palla in mezzo di tacco, ancora una volta di tacco, Dionisi colpisce il palo. Noi senza timore, senza nessuna paura abbiamo provato a vincere la partita fino alla fine, come ho detto non ci siamo riusciti, però noi siamo consapevoli della nostra forza e cosa dobbiamo mettere ogni sabato e domenica in campo per ottenere il massimo. Penso che questa è la strada giusta e ci possiamo togliere delle soddisfazioni. L'Ascoli, solo che questa volta da questa parte ci va Caligara col sinistro. Lo scambio ancora con Sabiri, palla corta, dentro Sabiri! A sorpresa! Ha sorpreso tutti! Soprattutto Turati e la difesa della regina! Il destro di Sabiri! La finta, poi il pallone sul sinistro di Iliev! La palla che resta lì, arriva Bukel, carica il sinistro Bukel, il tocco e il gol di Sabiri! Sabiri ci mette il tacco e beffa ancora Turati! Per me adesso e anche per noi è solo importante vincere la partita. Sì, ho fatto un bel gol l'anno scorso, ma tutti i gol sono uguali, solo un gol. Fischia Marini. Va Maestro sopra la barriera, palla all'angolino, tocca soltanto Iannarilli, Ascoli 1, Ternana 0, al 20esimo, Maestro. Supporto Maestro, lo vede Bidawi, può caricare il destro ancora, numero 37, Maestro! Un gol fantastico,
una doppietta fantastica in 120 secondi. Ascoli 2, Ternana 0, doppietta di Maestro. La rincorsa di Caligara, 3-0 Ascoli al minuto 41, Caligara suo primo gol in stagione. Maestro, Saggiù, entra in area Saggiù, calcio di rigore per l'Ascoli, il calcio di punizione per l'Ascoli, ancora Maestro, di fianco alla barriera, respinta e gol di Baschirotto. Il primo gol in Serie B di Federico Baschirotto per il 4-1 dell'Ascoli. Iliev prova ad arrivare su questo pallone, Marini dice che è finita qui, Ascoli batte Ternana 4-2 a Liberati. Sì, siamo contenti perché è stata una bellissima partita, abbiamo risposto bene sul campo anche dopo una lunga sosta, diciamo, comunque era da tanto che non facciamo un giorno libero e quindi siamo contenti. E bucata con il pallone a cercare Bidawi che prolunga e arriva con Locolo a spingere in porta e gol dell'1-0 Ascoli. Bidawi, mezzo Cesaric, Bidawi fino in fondo, spacca il palo, Caligara contro Matošević, va Caligara, tocca Matošević ma non basta e di nuovo avanti l'Ascoli. Bidawi in area di rigore, doppio passo, va sul mancino, chiuso questa volta da Rigoni, mette in mezzo, poi Iliev arriva a calciare con il mancino a mandare i titoli di coda sulla partita, 3-1 Ascoli. Sposta, forte, non calcia più, ma scarica per Farias, Salvi quando in sovrapposizione fa l'Asco, Bidawi va a giro, Bidawi sta arrivando in sovrapposizione, fa l'Asco, Bidawi gliela lascia, arriva il cross sul secondo palo, Paleari smanaccia per Colloco, la rimette dentro Bidawi, tutto solo sul secondo palo, Sofian Bidawi che aveva sfiorato il vantaggio, 1-0 per l'Ascoli. Il maestro tocca bene per Falasco, sul secondo palo Saggiù, arriva la palla tagliata, Saggiù! Vogliacco rischia e la regala lì a Baschirotto che la può chiudere! Baschirotto col sinistro, buca Paleari sotto la traversa, 2-0 per l'Ascoli che dimostra ancora una volta di essere uno squadrone da trasferta. Poi distrugge la maglia per far vedere il fisico che ha a disposizione. Esordire quest'anno con l'Ascoli e venire a vincere a Benevento non è da tutti i giorni, quindi sono contentissimo. Faccio una premessa, avrei preferito ci fosse qui il mister nel mio posto, perché solamente chi lo conosce sa come sta soffrendo per questa tre giornate di squalifica. Inserimento di Bidawi, Bidawi, Pisseri, scherma tutto, non fa passare Saric, vince il pallo, Saric si fila in area di rigore, Saric, fila in fondo Saric, 1-0 Ascoli. Butta Parodi, Bidawi, va sul mancino stavolta, all'indietro con il tacco Saric, Saggiù e di Gennaro, la difende Saggiù, ancora Saggiù, la porta sull'esterno di Gennaro, arriva il cross e Saggiù, Ricci all'indietro per Bidawi, va a calciare col destro, Bidawi, 2-0 Ascoli, eccola
la firma del migliore in campo. Falasco a cercare colpo di testa di Botteghin che fa male ancora all'Alessandria. 3-0 Ascoli, è sbucato alle spalle di tutti sinistro milanese. Va morbido per Benedetti, Leali, super intervento di Leali. Abbiamo fatto una bella partita, una vittoria importante, e finalmente abbiamo vinto in casa per i nostri tifosi e anche per la continuità sul lavoro che stiamo facendo. Stop e contro cross verso Baschirotto. Destro di Maestro allontana Maric, poi Falasco, stop e sinistro, golasso di Falasco che pareggia per l'Ascoli all'84esimo. Maestro può affondare in area, Maestro va da solo, tutti in piedi sulla panchina dell'Ascoli, qualcuno anche in campo, a terra Fabio Maestro, chiedono il calcio di rigore. On field review, rivediamo tutto. L'intervento di Coné, fine dell'on field review, calcio di rigore per l'Ascoli all'89esimo. Parte Maestro, la parata e poi ancora Maestro che la mette in porta, si toglie la maglia, 2-1 per l'Ascoli, ha segnato Maestro, che rimonta della squadra di Sottil. La rivoluzione di questa partita, prima col pareggio di Falasco, poi col gol di Maestro, pagano le mosse di Sottil. Lontana Falasco, basta così, fischia Baroni, l'Ascoli in rimonta, batte 2-1 il Crotone, vittoria incredibile. No, molto molto bello, anche vedere il mister che si è buttato in mezzo è stata una cosa che ha tanto tempo che non la vedevo più, quindi si vede che abbiamo un gruppo fantastico, il mister è bravissimo e quindi siamo contenti, perché si vede anche, si è visto anche da questa partita che è ripresa, anche la gente che è entrata, quindi alla fine siamo un gruppo molto molto attaccato. Non se la sente di calciare, offre invece la palla dell'1-1. Dionisi, limite, Dionisi fa filtrare per Saric. Vuole il pallone di ritorno, calcia Ricci e riapre la partita. Accorcia l'Ascoli, ha segnato Ricci a 20 dal traguardo, 2-1. Chiaramente accelera, cross basso per Ricci che alza la palla del 2-2. Ricci al cross, Gabriele, diventa un tiro. Caligara carica il sinistro, pure lui in palo, il palo a salvare il Lecce, palo interno, non è entrata, a un millimetro dal pareggio l'Ascoli, sorriso di nervosismo di Sottil, palo, linea e fuori, si avverte nitidamente il tremolio nelle gambe del Lecce, finisce qui, il Lecce vince contro l'Ascoli con grande sofferenza nel finale, la sconfitta non cambia nulla, ma proprio nulla
dello spessore, della percezione della forza della squadra di Sottil. Da sinistra, da Palasco, che pensa addirittura al tiro sul fondo. Parte Maestro, traiettoria lunga sul secondo palo per 40. Saric in mezzo a due, prova a sfondare il muro di maglie bianco-azzurre, cross in mezzo per Collocolo, che sul secondo palo non può sbagliare. Nei minuti di recupero la sblocca Lascoli, 1-0, terzo gol in questo campionato. Palasco guarda in mezzo, finta di andare col traversone, passaggio per Bidawi, altro pallone dentro che diventa buono sempre per Collocolo. Movimento anche di Mora, polpinato, carica il mancino, la risposta di Leali. Palasco finta di andare in mezzo, supera Pinato, poi ecco il traversone, buono per Ricci, alto. Poi nuovamente Saju, tocco dietro, diventa buono per Buchel che carica il mancino. Buchel, tiro sotto, l'incrocio fantastico per il 2-1 dell'Ascoli al 90esimo, torna in avanti Marcel Buchel con una magia. Ma che gol si è inventato Marcel Buchel, primo gol in questo campionato. Chiusura di Palasco, arriva anche il fischio, finale a Ferrara, Lascoli si conferma una schiaccia sassi in trasferta, batte 2-1 la spalla e centra la nona vittoria su 15 partite giocate lontane da casa. Ho detto all'inizio della partita, nel discorso prima della gara, ho detto per 600-700 tifosi, questo vuol dire che avete riacceso l'entusiasmo di una grande piazza, di una grande società storica, di grandi tifosi con grande passione dentro, ce l'ha dimostrato, ci hanno trascinato anche in momenti difficili. Restituito a Ricci, palla sotto porta, la deviazione in palla in rete, Ascoli in vantaggio, ma attenzione, c'è la bandierina dell'assistente alzata, annullato il gol di Paschirotto. Pallone messo fuori dalla distanza, Buchel col destro, buon pallone per Dionisi, non è messa benissimo la difesa della Pisa. Dionisi arriva in zona tiro, Dionisi col sito, Dionisi, rete! Gol splendido di Dionisi, esplode il Del Duca, Ascoli in vantaggio. Non è più un ragazzino, ma è ancora in grado Dionisi di fare queste giocate, un ottavo gol in campionato, gol bellissimo. Lo scappare al secondo piede dell'Ascoli, attenzione che non è messa benissimo la difesa della Pisa. Sono 3 contro 2, Saric attacca centralmente, pallone in verticale per Dionisi, il tiro, rete! Ha raddoppiato l'Ascoli, contropiede straordinario, ancora lui. Palla sulla al secondo palo, Balaguer sta lì, Leali ci arriva. Ancora Bidawi su questo pallone, Tagaracciolo, in area c'è Zaciu. Bidawi si accentra, va al tiro! Game over al Del Duca, impresa dell'Ascoli, che batte 2-0 il Pisa capolista. Decidono 2 gol di Dionisi nel finale di primo tempo. Tutti insieme, io ritengo il risultato finale viene anche da fuori, quindi dobbiamo essere uniti tutti così, perché sarà bello vivere tutti insieme e soffrire tutti insieme, dobbiamo arrivarci insieme. Secondo che è andato via così, Caligara e gli spigoli dell'area di rigore, parte dentro questo pallone interessante per andare in porta.
Caligara che prova ancora una volta ad accendere Federico Ricci, riesce in qualche modo a prendersi questo pallone. Ricci stezza due volte, destro, sinistro, dentro, in braccio a Bindi. Buttare dentro gli occhi alla partita, occhio allo stacco di testa, il pallone finisce in porta, la palla inattiva, come all'andata funziona, Paschirotto da subentrato ci mette la testa e porta avanti l'Ascoli 1-0 sotto la Nord. Insomma sì, ho avuto una crescita secondo me esponenziale da questo campionato, ma grazie anche ai miei compagni che comunque già allenamento sono sempre il massimo e questo aiuta tutti. Sul palo, Leali non trova il pallone, poi sulla respinto, qui lo schema dell'Ascoli per liberare il tiro in porta. Bidawi sul secondo palo con Locolo, Bidawi contro due o tre uomini, va in porta, la risposta di Turati e poi sulla linea salva tutto e Temai, la chance per Salvi. Si è trattenuto, Aia gliela tocca, ma il pallone che diventa buono per Caligara, che va in porta! Il gol di Fabrizio Caligara, l'1-0 dell'Ascoli. Va a prendersi l'abbraccio del suo pubblico, un gol fondamentale per la stagione dei bianconeri. Sovrapposizione di Maestro con l'esterno per Bidawi, in area di rigore, Bidawi, classico movimento, Bidawi! Il 2-0 dell'Ascoli, soffia il Bidawi, fa tutto benissimo, doppio colpo bianco-nero, prima Caligara, adesso Bidawi, 2-0. Maestro, mezzo a due uomini, doppio passo, Maestro cerca lo spazio, Maestro tocco dietro per il tiro di Saric, due volte anche Dionisi Turati. Per quella che è stata l'ultima emozione della partita, fischio finale al Del Duca, vittoria fondamentale dell'Ascoli che batte 2-0 la Regina, riscavalca il Frosinone in classifica ed è sempre più vicino a conquistare un posto ai playoff. Tutinale indietro per Vasquez, Leali, poi Rispoli viene murato, intervento decisivo di Falasco. Ha giocato un buon primo tempo con il figlio giusto, ma attenzione perché Marcenaro va al VAR da rivedere, toccasi con la mano, la vede, non è gol. Salvi si libera di Pander, fa calcio con il sinistro e la tocca Bidawi, adesso l'Ascoli ad essere in vantaggio, ha segnato Sofian Bidawi e adesso sono i 1500 arrivati dalle Marche a gioire per il destro vincente di Sofian Bidawi, gol pesantissimo nella corsa playoff per l'Ascoli. Bidawi lanciato nello spazio, è veloce, la recupera Rispoli, Bidawi e Dionisi contro Rispoli e Del Prato, Bidawi con il destro, alto, altro contropiede, 3 contro 3 per l'Ascoli, Dionisi, arriva anche Rispoli, calcia da fuori Dionisi, Turk. Con la vittoria, la prima dell'Ascoli a Parma, 1-0, decide il gol di Sofian Bidawi. Hey,
other. There's an endless road to rediscover. Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Godetevi Cremonese Ascoli, si parte col primo pallone gestito dall'Ascoli, collocolo, controllo, il cross, passo deviato e la cross a cercare il Sajuo, Cori dove c'è Bidawi, vuole andare su dentro, Bidawi passa, il collocolo che ha già monito, passa buon aiuto e la cross alle ali da parte della porta. Doppio passo, quasi al limite, buon aiuto dentro a cercare Valeri con Lucio. Invece Maestro con la trattoria sul primo palo, la deviazione di Paschirotto che porta avanti l'Ascoli al minuto 51. Ecco la sorpresa dalla panchina, Paschirotto fa 1-0 Ascoli. Arriva la parola fine, vince l'Ascoli 1-0, decide Paschirotto, l'Ascoli è aritmeticamente ai playoff. Shadows disappeared, the animals inside came out to play. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me, game on, si gioca al Ascoli di Ternani 40 con il tacco maestro elegantissimo per favorire Saric che va in profondità dalle parti di Dionisi con l'esterno per Sajou, il vantaggio dell'Ascoli da Dionisi per Sajou, i bianconeri sono già avanti, superazione della squadra di Sottil. Buchel potente in mezzo sul secondo palo, Bellucci la traversa, il pallone allargato da parte di Saric per Collocolo, in mezzo soltanto per Sajou, il pallone eccolo per Sajou che prova a girarsi, Sajou, doppio colpo di Frank Sajou in 19 minuti, l'Ascoli c'è il vantaggio 2-0, ancora lui, ancora Frank Sajou. Collocolo recupera un gran pallone, Dionisi, Sajou per la tripletta di Frank Sajou che aveva segnato 2 gol in tutta la stagione, ne segna 3 in 60 minuti, Frank Sajou. Sajou, altro spazio per lui, entra in area di rigore, questa volta va lui da Dionisi, arriva l'autogol di Defendi, 4-1 Ascoli. Arriva il fischio finale di Maggioni, l'Ascoli chiude alla grande questo campionato di Serie B battendo 4-1 la Ternana, come una città intera vuole sognare la Serie A.